Allora, dunque, lo scopo di oggi è di riprendere ciò che avete fatto ieri, che a qualcuno funzionicchia, quindi al limite lo andiamo a riprendere, no, a vederlo insieme, e trasformarlo da un piatto di spaghetti con tutto dentro, no, a un pranzo completo con le varie portate ben isolate e ben coordinate tra di loro. Quindi di fatto fare il passaggio dall'AGSP che fa tutto, connessione database, query, generazione dell'output, eccetera, all'architettura Model View Controller, usando ovviamente l'accesso al database. Quindi ragioneremo su qual è un modo per poterlo ottenere. Allora, io parto dal codice che immagino sia molto simile a quello che avete scritto voi, dove la pagina di prova, no, relativa alla sezione di ieri, che era estremamente banale, ma ci permetteva di risolvere i vari problemini di accesso al database, path, libreria, connector, eccetera, senza doverci, diciamo così, impelagare in una complessità a livello applicativo. Semplicemente bisognava prendere dei dati da una tabella e visualizzarli sullo schermo. Dove essenzialmente il lavoro da fare era ottenere una connessione della classe di bconnect che in qualche modo andava creata. Adesso lasciate perdere questa riga 20 perché è già relativa a una versione successiva che poi vedremo più avanti. Ma i passi, diciamo così, che avevamo visto nel slide del JDBC ci sono tutti. Apro una connessione, preparo una query da fare, lancio l'esecuzione della query, ovviamente attraverso uno statement. Questa query mi dà un result set, vado a srotolare, no? Navigare un pezzo per volta, una riga per volta, questo result set, estraendo i dati delle colonne, quindi la colonna si chiamava descrizione, l'altra si chiamava quantità, di questi prodotti ipotetici della nostra tabella, e alla fine mettevo il risultato in output. Semplicemente, bah, in questo caso ho scritto uno per riga, possiamo fare una tabella, possiamo fare cose più carine. Dopodiché si chiude il result set, si chiude la connessione. Questi sono i vari passi. L'unica cosa che, l'unico passo avanti che abbiamo fatto è quello di incapsulare la gestione del database all'interno di questa classe DBConnect, no? In cui abbiamo essenzialmente due metodi di questa classe. Uno è la creazione dell'istanza stessa, la getInstance, no? Che mi dice, ok, caro DBConnect, che creiamo, diciamo così, col meccanismo del singleton e non con una new normale, perché ci farà comodo, soprattutto più avanti, mantenere la classe viva e una sola, anziché doverla creare molte volte, soprattutto quando penseremo alle connessioni persistenti, cioè ad aprire una certa serie di connessioni che sono sempre attive verso il database e riusare le stesse, quindi ci servirà una classe che non dobbiamo reinizializzare ogni volta. A parte questo getInstance, che è semplicemente una serie di trucchi per nascondere questa new all'interno di un metodo statico, di una classe, che è il tipico pattern per ottenere delle classi uniche, dette singleton, ma il metodo essenziale è questo getConnection, che lo chiameremo ogni volta che vogliamo collegarci al database. Questo metodo getConnection dentro ha class.forName e driverManager.getConnection, di una URL che adesso purtroppo abbiamo ancora scritto qui dentro, ma dovremmo in qualche modo riuscire a esportare questa informazione fuori da questa classe per renderci sempre il più possibile indipendente rispetto al database. Ma sappiamo che sono dati intermedi questi per il momento. Quindi essenzialmente, il lavoro che fa questa classe è quello di nascondere i dettagli della connessione JDBC e della stringa di connessione JDBC, mettendoli da un'altra parte e permettendo alle, in questo caso questa pagina JSP, semplicemente di lavorare, di avere più facilmente un oggetto di tipo connection con cui lavorare. Quindi ci siamo tolti una prima parte del lavoro. Il problema è che qui dentro c'è mescolato di tutto. C'è
c'è mescolata la creazione della query, c'è mescolata la creazione dell'output, e in questo caso non ce n'è, ma ci sarebbe mescolata anche la logica, no, di funzionamento del sito. Ma qui lo sappiamo già, noi dobbiamo fare il passo avanti di dire non voler creare tutto all'interno di un unico scriptlet, ma frammentare l'operazione tra modello, vista e controllore. Il database ovviamente fa parte del modello. Dobbiamo cominciare a darci delle regole pratiche, no, operative, per trovare il modo migliore di collocare le operazioni, le query, no, all'interno della nostra architettura a livelli. Allora, io ho provato qua a riassumere adesso non vado a riprendere, ecco qua. Partiamo da questa. Allora, il pattern model view controller che abbiamo usato finora è riassumibile da questa figura, no? A cui poi dovremo aggiungere un componente, perché qui non c'è il database, ma anche perché il libro da cui è tratto non parla assolutamente di database, quindi si ferma a un certo punto. Qui abbiamo il browser che fa una richiesta, questa richiesta arriva a Tomcat, nel nostro caso. Tomcat avvia una servlet oppure una JSP, abbastanza indifferente, che gestisce questa richiesta, quello che per noi è il controller, ok? Il controller tipicamente, per lavorare sui dati che provengono dall'utente oppure sui dati di cui ha conoscenza il livello di persistenza, e qui ci andremo a mettere il database, va a istanziare un bin, uno o più bin, li crea, e poi una volta che ha fatto il proprio lavoro, associa questi bin col contenitore di richiesta, questo è il passo 7, quindi crea il bin e poi lo registra nel contenitore di richiesta, e alla fine fa un forward verso una JSP sulla pagina di vista, no, questo è lo schema che stiamo usando sempre. Questa vista a sua volta andrà a prendere la richiesta, e nella richiesta troverà i bin che ci ha depositato dentro gentilmente il controller, e attraverso il contenuto di questi bin ovviamente genererà l'uscita, che vabbè, passerà ovviamente da Tomcat, che per essere poi restituita al browser, no? Questo è il gioco a tre che facciamo ogni volta, no? Sono un po' gli schemi sportivi in cui per arrivare a fare il gol devi sempre fare tre passaggi, no? Controllore, bin, vista, e poi finalmente mando indietro l'HTML. Dal punto di vista del controllore e dal punto di vista della vista, come faccia il bin ad avere i dati, o dove questo bin metta i dati, è assolutamente invisibile. Per cui che questo bin i dati li abbia per magia, o perché li ha scritti dentro, così come abbiamo fatto la settimana scorsa con l'applicazione di prova di login, oppure che effettivamente questo bin acceda a un database, non interessa. Dal punto di vista architetturale e funzionale, il servlet chiede al bin di fare certe operazioni sui dati, perché il bin rappresenta il modello della nostra applicazione, quindi è quello che ha conoscenza del valore dei dati, e la vista interroga sempre il bin per sapere quali sono i dati o le informazioni da visualizzare, da mettere in bella sulla pagina. Ci penserà questo componente, e la domanda che ci stiamo facendo oggi è: qual è il modo più semplice, più comodo di organizzare questo componente in modo che lui possa fare le query? È di fatto la domanda che ci proveremo a fare, ma cosa devo fare? Un bin per ogni query? Che devo fare? Se nella mia applicazione devo fare a un certo punto 200 query diverse, faccio tanti bin, ognuno che conosce una stessa query? Oppure faccio uno solo che sa fare le query di tutti? O uno per tabella, uno per classe, uno per servlet? No, dobbiamo un po' ragionare per darci un po' delle regole operative, non rigide mai, ovviamente, perché poi dipende dai requisiti, da ciò che va fatto ogni volta, ma proviamo a capire qual è il modo più comodo. La regola che sicuramente ci daremo è che
né il servlet né la JSP dovranno mai vedere il database, dovranno mai avere un oggetto di tipo connection per le mani, dovranno mai avere un oggetto di tipo statement per le mani, perché non sappiamo domani dove arriveranno le informazioni. Vogliamo che tutto l'accesso al modello persistente, al database, avvenga e venga sempre mediato, gestito attraverso una classe di modello. Quindi noi useremo il database, è una cosa brutta e cattiva che ci fa male, quindi ogni volta che vogliamo accedere a noi non interessa come applicazione accedere al database, a noi interessa accedere alle informazioni che sono nel database. Allora, per farlo ci facciamo aiutare da alcune classi che si prendono l'onere, no, di gestire proprio l'accesso col database, e questi sono i bin di più basso livello. Ecco, ricordiamoci solo, visto che parliamo di persistenza, quali sono i livelli di persistenza nell'applicazione JSP. Sappiamo già quella più utilizzata per persistenza a livello di richiesta. C'è una persistenza a livello di sessione, no? E la domanda che dobbiamo farci è quando e perché usare livelli di persistenza più lunghi. A livello di sessione, tipicamente, dobbiamo ricordarci, lo ricordo qua perché poi lo useremo negli esempi che ci aiutano a capire, ad esempio l'informazione se il login è stato fatto oppure no, e quindi una pagina può oppure non può svolgere il proprio compito, no? È una pagina che mi fa vedere l'elenco dei prodotti, se no, o il carrello ad esempio, se non ho fatto il login non deve fare nulla, anzi mi deve generare un errore. Quindi se ho fatto il login allora ho anche l'informazione sull'utente, le sue informazioni di base, nome, cognome ad esempio, le preferenze, la lingua, no, con cui mostrare il sito, lo schema di colori ad esempio, le personalizzazioni che, no, ed eventualmente altre informazioni più di breve periodo, ad esempio, anche se questo è abbastanza dibattuto perché siti diversi lo implementano in modo molto diverso, quando siete su un sito in cui dovete ordinare qualche cosa, nel tipico carrello della spesa, è un'informazione che ha senso forse memorizzare a livello di sessione, ogni utente ha la sua, è un'informazione usa e getta, nel senso che se poi quel carrello lo acquisto diventerà un'informazione persistente, un ordine, no, che registra nel database, altrimenti quando l'utente chiude la sessione e se ne va posso anche buttare via questa informazione. È vero che molti siti non lo fanno e ti permettono di recuperare al prossimo login il carrello delle sessioni precedenti, allora in questo caso anche questa è un'informazione persistente a lungo termine. Ma esistono molte informazioni appunto legate alla navigazione proprio che hanno, diciamo così, la loro collocazione naturale dentro, no, un contenitore di sessione, no? Proprio perché appunto durano solamente per quella navigazione di quell'utente. C'è anche lo scope di applicazione che però utilizzeremo in modo molto mirato, molto specifico, solamente per le quasi esclusivamente per l'informazione di configurazione. Informazioni memorizzate a livello di applicazione, pensiamole quasi sempre come applicazioni in sola lettura. Ci sono dei dati comuni che servono a tutte le classi, tutte le JSP, tutte le servlet, li mettiamo lì, ma quasi mai sono dati che vengono modificati, no? Proprio perché è molto difficile modificarli in modo coerente da parte di 100 pagine di 20 utenti diversi che stanno lavorando contemporaneamente. Quindi questo è un caso quasi specifico. Lo potremmo usare, ad esempio, lo scope di applicazione, questo sì, per memorizzare lì le informazioni sulle connessioni al database. Tanto sono uguali per tutti. Mettiamole lì, che sono disponibili a tutte le pagine e non devono essere inizializzate ogni volta. Questo è un tipico esempio di un'informazione di configurazione. Ma tutte queste, a parte, diciamo così, il livello di configurazione, parametri di configurazione, tutte le informazioni sono volatili, no? Sono pensate, no? Sia lo scope di request che anche quello di sessione è pensato come uno scope volatile, l'informazione che c'è lì ma domani non ci sarà più. Le nostre applicazioni invece avrà sempre più bisogno di persistenza, qui quasi un mezzo gioco di parole, persistenza permanente, cioè dati che rimangono ma rimangono per sempre. E a questo usiamo, per questo scopo usiamo il database, ok? Quindi un livello in più, un dato che una volta che lo scrivo so che sarà lì per sempre finché non verrà modificato,
questo modo di ragionare l'applicazione, poi come viene scritto? Vabbè, allora lo verrà scritto in un database, l'applicazione non se ne preoccupa. Non si preoccupa perché ci pensano i Java Bean nel modello più semplice, a incapsulare tutto l'accesso al database. Dico il modello più semplice perché se andate a vedere le specifiche Java Enterprise, no, vi dicono no, non usare un Java Bean per fare un accesso, ma usa altri tre livelli, no, di separazione dal database. Però noi non li usiamo, usiamo solamente la parte web dell'architettura Java Enterprise, quindi l'accesso al database lo incapsuliamo a mano, diciamo così, in modo artigianale, in una serie di Bean. E questi Bean avranno al loro interno almeno due famiglie di metodi. Dei metodi per eseguire le query e dei metodi per ottenere i risultati. Perché tipicamente le query vere e proprie dovremmo farle per conto del controller. È il controller che vuole sapere se ci sono dei dati, se sono validi, quanto valgono e poi memorizzarli. Mentre invece il valore di questi dati quasi mai interessa al controller. Cioè, al controller non interessa sapere come si chiama l'utente, interessa sapere se la password che ha dato è corretta e se i dati dell'utente sono stati correttamente caricati in sessione. Quindi se ci sono, se sono corretti, se la query ha avuto successo, eccetera. E quindi sulla base di questo prende le sue decisioni di logica di business. Mentre invece la vista, diciamo che si disinteressa abbastanza della logica di business, non interessa se l'utente aveva la password corretta oppure no, la vista sa che lei è stata chiamata, è stata richiamata dal controller solamente se il controller ha già fatto le sue verifiche a monte. Quindi la vista non deve fare altro che prendere i dati, gli interessa solamente no, il valore dei dati. Quindi il risultato che può provenire da una query precedente, ma la vista non lo sa da dove provenga questo risultato. L'importante è che la vista possa chiedere al Bean, dammi i dati che li devo mettere in questa parte della pagina HTML. No? Quindi abbiamo per questo due famiglie di metodi. Uno che viene usato, la ricostruiamo noi, quando creiamo un Bean pensiamo a una serie di metodi che verranno usati dai controller per accedere ai dati e possono essere query di interrogazione vera e propria, cioè ottieni i dati dal database riguardo a un elemento o più elementi, oppure di controllo, no? Verifica se questo è valido, se esiste, se è duplicato, se ha già sforato il limite di richieste possibili mensili in questo cliente o cose del genere. O di creazione, no? Qui ho fatto alcuni esempi, inserisci un nuovo, facendo riferimento agli esempi del login, inserisci un nuovo utente, controlla il login dell'utente, dammi l'elenco completo di tutti gli utenti o cose di questo genere, no? Sono il tipo di query che posso chiedere, che un controller può chiedere a questo data bean. E invece gli altri sono metodi molto più semplici che semplicemente restituiscono sotto forma di oggetti Java e non di result set SQL, direttamente i valori, e sono quei metodi usati dalla vista, quindi getUserData mi restituirà lo userDataBean che contiene i dati dell'utente, userFullList, getUserFullUserList mi restituirà una lista, un array o qualcosa, qualche struttura dati in cui ci sono dentro uno dopo l'altro tutti gli utenti. Strutture dati e informazioni che sono state calcolate precedentemente. Quindi normalmente lo dividiamo così. C'è un metodo che fa la query e memorizza il risultato dentro il Bean, da qualche parte, in qualche struttura dati interna. E poi ci sono i metodi per accedere a questi dati. Questa separazione è perché il metodo di accesso al dato lo posso accedere più volte, non è necessario rifare la query ogni volta, la query l'ho fatta prima. Poi il Bean possono proteggersi, ad esempio evitare che, per evitare, diciamo, problemi, errori di programmazione, evitare che l'utente possa chiamare ad esempio getUserData se non è stata fatta prima ad esempio checkLogin o qualche metodo che carichi questi dati. Ma questo è un problema di validazione interno del Bean, che i propri dati li deve proteggere, no, e deve renderli accessibili solamente se sono validi. Quindi per ogni Bean lo penseremo in questo modo. I metodi di query li costruiremo a uso e consumo dei controller, i metodi di accesso ai dati li costruiremo a uso e consumo delle viste,
e le strutture dati intermedie, perché poi questi metodi, uno costruisce una struttura dati, l'altro la usa, l'altro la restituisce, queste strutture dati le costruiremo sulla base dell'informazione che deve circolare quando facciamo l'operazione di forward, che è quella che collega il tutto. Quindi la nostra figurina la complichiamo un pochino, no? Dove prima avevamo la richiesta, il controller, che faceva un forward verso la vista e a questa passava un bin, no? Ci aggiungiamo un pezzo di sotto e cominciamo già a dare dei nomi a... Allora, avremo un bin che gestisce, l'ho chiamato database object, gestisce un oggetto a livello di database. Qui quasi volutamente ho mescolato due terminologie, database e oggetto, perché è chiaramente un bin, un oggetto Java, quindi pensato come oggetto in modalità, diciamo così, object oriented, ma in realtà lui serve per accedere al database, che invece contiene tabelle, non contiene oggetti. Quindi lui dovrà occuparsi di gestire un po' questo, diciamo, mismatch, no? Questa non corrispondenza di tipo semantico tra il modo in cui l'applicazione vede le informazioni e il modo in cui il database le memorizza. Su questo ci ragioniamo un secondo. Cosa farà questo oggetto? Beh, di sicuro dovrà aprire la connessione. Quindi questo è l'oggetto che chiamerà la DB Connect dicendo dammi una connessione al database perché ci devo parlare. E poi attraverso questa connessione potrà inviare uno o più query, ovviamente non di sua iniziativa, ma su richiesta del controller. No, questo è il classico bin che viene istanziato, creato dal controller, quindi sarà poi il controller che per primo gli chiederà le informazioni. Questo nel caso semplice in cui questo sia un bin di richiesta. Nel caso in cui fosse un bin di sessione, è stato creato tempo fa e rimane lì disponibile, ma è comunque disponibile ai controller che ne vogliono utilizzare i metodi. E quindi queste query, supponiamo, facciamo un esempio semplice, una query di interrogazione, quindi che ottiene dei dati, dove vanno a finire questi risultati? Noi sappiamo che l'oggetto resultZ è un oggetto abbastanza delicato da usare, no? C'è il cursore, vai avanti e indietro, occupa risorse sul server. Quindi la cosa migliore è, una volta che ho fatto la query, prendere questi dati e memorizzarli internamente alla mia applicazione sotto forma di oggetti Java qua dentro, chiamato genericamente query results, cioè un posto in cui vado a memorizzare i risultati della query, che possono essere un singolo oggetto, i dati dell'utente, oppure anche una struttura dati abbastanza complessa, perché potrei avere magari appunto l'elenco di tutti gli utenti con i dati di ciascuno, con le relazioni tra di essi. Vabbè, può essere anche complessa, ma va bene, no? È una rappresentazione a oggetti, no? Dei risultati della query. Quindi questo oggetto dovrà di fatto fare la query e store, questa freccia qui, va a memorizzare dentro la mia applicazione Java questi oggetti. Quando faccio il forward, ovviamente viene portato in avanti questo oggetto alla view, e questo oggetto a sua volta contiene dei riferimenti a queste strutture dati che quindi sono a loro volta accessibili. Viene portato dietro tutto, in certo senso, dal controller verso la vista. E quindi la vista può, sempre attraverso il bin, andare a accedere, questo è il significato della parolina retrieve che ho messo sotto, ad accedere ai risultati della query che erano stati calcolati prima. Quindi se dovessimo aggiungere dei passaggi logici a questa sequenza, noi avevamo il passaggio fai la query, scusate, fai la richiesta HTTP, il controller crea il bin, e poi subito dopo dicevamo il controller fa un forward e la vista genera l'HTML. Qui dobbiamo aggiungere il bin apre la connessione al database, poi il controller chiede al bin un'informazione e il bin, per avere questa informazione, fa una query e memorizza i risultati di questa query in strutture dati private a questo bin, poi sulla base del risultato, tipicamente se ha avuto successo o no, della query, il controller decide di fare il forward verso una pagina di vista. Questa pagina di vista interroga il bin, che a questo punto non ha più bisogno di parlare col database, ma perché ha già a disposizione i risultati che gli servono nelle proprie strutture dati, e quindi il bin può fornire alla vista le informazioni che le servono.
Quindi dal punto di vista logico noi abbiamo due livelli, no, di distacco dal database al codice delle pagine JSP controllo della rivista. Cioè, il primo livello è questo query results, cioè una rappresentazione a oggetti dei dati del database. E l'altro livello è quello del bin, che contiene i metodi per operare su quegli oggetti, su quei dati. Poi a volte la distinzione non è così chiara come sempre su un foglio di carta, a volte i due livelli si mescolano un pochino. Però tipicamente c'è qualcuno che è capace a fare le query, che sa come è scritto l'SQL, e è questo signore qui, e qualcuno che è una scatola in cui contenere i dati e i risultanti. Poi ci sono alcune operazioni miste, tipo la validazione dei dati, vabbè, la fai normalmente a metà, la chiedi ai singoli oggetti, ad esempio una data, gli chiedi se è valida, sì, no, la chiedi alla data, non la fai tu, e però magari per sapere se qualche cosa è valido nel suo complesso, lo devi intervenire o con una query apposita oppure incrociando vari dati. Quindi per questo che questi due livelli non sono poi così nettamente separati, ma almeno dal punto di vista logico sì. Quindi questa è l'architettura che vogliamo ottenere. Quindi proviamo a magari ricostruire, no, quello che abbiamo fatto ieri, sempre sull'applicazione molto semplice, in questo modo. Questo modo vorrà dire che ci sarà una pagina controller che viene richiamata, un do elenco. Questo do elenco istanzierà un bin che rappresenta l'elenco dei prodotti di questa tabellina di prova con cui abbiamo lavorato ieri. Questo bin è in grado di fare la query, che sarà un select asterisco from prova, quindi stiamo costruendo un castello intorno a una banalità, ma poi la banalità verrà sostituita da qualcosa di più serio, ma il castello rimane immutato anche per cose più complesse. Farà la query e memorizzerà l'elenco dei prodotti dove? Se devo memorizzare in Java i risultati di contenuti di quella tabella, avrò bisogno come minimo di una collection, di una lista di oggetti i quali contengano un campo stringa e un campo intero. Quindi servono almeno due classi, una che contiene il singolo oggetto, il singolo prodotto, e una che contiene l'elenco dei prodotti. Vabbè, costruiamo, non è un problema. Tanto solo per contare che da un file stiamo già passando 5 o 6 file per fare la stessa cosa, ma noi lo facciamo sempre nell'interesse dei nostri figli, cioè noi stessi tra un mese, quando dovremo mettere le mani sull'applicazione, modificarla, farla evolvere, saremo grati sempre noi stessi del passato per aver separato le cose e non aver messo tutto dentro un unico file. E poi c'è la parte di accesso ai dati, in cui do accesso a questa collection, a questa raccolta di informazioni da parte della view, la quale a questo punto fa il suo lavoro, cioè mette in HTML. Questo è, se vogliamo, il riassunto di quanto abbiamo detto, quindi non sto a ripeterlo. Adesso, dal punto di vista pratico, proviamo a fare lo sforzo, no, di astrarre rispetto alla banalità dell'esempio con cui lavoreremo nelle prossime ore e mezza, e chiederci, ma in un caso complicato, come conviene muoversi? Allora, io credo che la soluzione di miglior compromesso tra avere un unico Java bin con 200 metodi che fanno tutte le query possibili e immaginabili, cioè immaginate un'applicazione complessa, no? E qui c'ho tutte le query per gli utenti, le aggiungo, lo tolgo, lo modifico, faccio il login, faccio la cancellazione, eccetera eccetera, tutte le query per i prodotti, per gli ordini, per gli acquisti. Il sistema complesso avrà, ogni volta che l'utente fa un click, a seconda di dove ha fatto click, dovrà fare una o due o tre query diverse per implementare le azioni, diciamo così, necessarie per poter portare a termine la funzionalità legata a quel click. Allora, in un'applicazione complessa facilmente avrete qualche centinaio di query diverse. Dove le mettiamo? Beh, un modo, appunto, estremo,
è quello di fare un unico bin, bin per accedere al database che ha 200 metodi, ciascuno dei quali è capace a fare una query, che però dal punto di vista architetturale non è un granché bello, perché quel bin lì diventa, a parte che diventa difficile da mantenere, no? Con troppi metodi, ma poi non ha una sua congruenza interna. Non ha la sua congruenza interna perché a volte ti ritorna un dato di tipo utente, a volte ti restituisce un dato di tipo carrello, di tipo prodotto, di tipo ordine, tutto mescolato, no? Pensate anche solo quanti package questo deve importare, perché deve essere in grado di trattare tutti i possibili tipi di dati della vostra applicazione. Riutilizzabilità di sta roba è zero. Nel senso che se tu dovessi fare, ah, domani una nuova applicazione dove la parte di login è uguale, e devo andare a mettermi lì col cesello, prendere questa classe di 200 metodi e salvare quei 5 che hanno a che fare con login, prendo, li copio da un'altra parte e poi costruirò le altre, aggiungerò le altre funzionalità che servono alla nuova applicazione. Quindi per una funzionalità che è uguale, che rimane uguale, in realtà non posso riusare tale e quale una classe, ma posso al massimo riusarne dei pezzi. Non ci piace. L'estremo opposto qual è? L'estremo opposto è quello di avere tante piccole classi, una per ogni query. Anche qua forse un po' meglio, sicuramente dal punto di vista della granularità, però è un po' critico dal punto di vista della coerenza dei dati. Cioè, se tu hai una classe dentro la quale c'è la query per inserire un nuovo utente, è una classe diversa, dentro la quale c'è la query per cancellare l'utente, e un'altra ancora per modificare, che ne so, lo pseudonimo dell'utente, vabbè, ognuna fa il proprio lavoro, per carità. Il problema è che quando vado a modificare magari la logica di memorizzazione degli utenti nel database, o decido che per ragioni di sicurezza io voglio ridondare le informazioni sugli utenti, quindi le salvo in due posti diversi, oppure, diciamo, per ragioni di availability, ogni volta che faccio un'operazione su una tabella voglio salvare da qualche parte il log delle operazioni che ho svolto, in modo che se funziona, se va qualcosa storto, no? Posso andare a controllare che cosa è stato fatto, e beh, dovrei agire in più punti diversi, in modo coerente. E questo è un lavoro non banale, perché potrei anche non sapere quali sono tutte le classi che operano su quella tabella del database, perché sono magari su queste 200 query ce ne sono 10, io ne ho scritte 8, ma altre due le ha scritte un mio collega e non mi è venuto in mente che devo modificare anche quelle. Quindi la via di mezzo quale potrebbe essere? È quella di creare una classe per ogni tabella del database. Se voglio lavorare sulla tabella degli utenti, userò la classe utenti database e ha i metodi per creare, aggiornare, cancellare, modificare i metodi di i campi di quella tabella lì. Se voglio lavorare sulla tabella dei prodotti, avrò una classe che mi gestisce tutte le operazioni possibili di basso livello o di alto livello, no? Sui prodotti, no? Di basso livello vuol dire crea, modifica, cancella, che sono queste cosiddette le CRUD, ma anche di alto livello, tipo fai la statistica dei prodotti di quest'anno, fai la somma, oppure fai le validazioni, che non necessariamente è un'operazione che coinvolge una sola riga del database. In realtà quello che c'è scritto sulla prima riga di questa slide non è esattamente un bin, una classe per ogni tabella del database, ma c'è scritto un bin per ogni entità del database. A voi vi hanno giustamente suggerito barra obbligato nel corso di base di dati che ogni volta che progetto una base di dati non parto a disegnare tabelle, a parte a disegnare il modello entità relazioni, che guarda caso è un modello molto simile ai modelli oggetti. Hai delle classi astratte che chiami entità e poi definisci delle relazioni tra queste classi, di composizione, di unicità, di 1n, cose di questo genere. Dopodiché purtroppo la tecnologia che abbiamo sotto è più grezza e non permette di definire le entità e le relazioni, permette solo di definire le tabelle. E allora da queste entità e relazioni
facciamo il disegno del database sotto forma di tabelle. Allora, alcune tabelle saranno la rappresentazione quasi fedele delle entità che avevamo in mente quando abbiamo disegnato il database. Altre tabelle saranno strumentali per poter mappare le relazioni, per poter mappare alcuni tipi di dati che nella tabella non ci stanno bene. Quindi abbiamo un database con certe entità, certe relazioni, abbiamo delle tabelle che lo implementano, alcune delle quali tabelle rappresentano delle entità, altre rappresentano l'implementazione concreta di una parte di una relazione. Non ha quasi, dal punto di vista dell'applicazione, non ha quasi senso dare all'applicazione la visibilità sulla relazione. Facciamo l'esempio del database utenti di cui avete visto il modello entità relazioni ieri. C'è la tabella utenti e la tabella corsi di laurea, ok? Forse c'è ancora sul sito. Vedo se ce l'ho già, se ce l'ho ancora aperto qui. No? Questa figura qua, utenti e corso di laurea. E c'è una relazione in cui ogni utente appartiene a un solo corso di laurea, ma ogni corso di laurea può avere molti utenti iscritti. Allora, noi sappiamo che questo si mappa con una chiave esterna nella tabella che rappresenta l'utente. Se questa relazione fosse, anziché 1 a n, fosse n a m, allora non si mapperebbe come una chiave esterna alla tabella utenti, ma come una tabella aggiuntiva che ha le due chiavi esterne verso utenti e verso corso di laurea. Ah, questo è un dettaglio, se vogliamo, legato a un vincolo che in questo caso è valido, perché un utente, uno studente in questo caso, può essere iscritto solamente a un corso di laurea per volta. Ma se in realtà in questa applicazione dovessimo gestire lo storico delle persone, allora quella relazione qui non è più 1n, ma nm, perché a parte chi ha fatto i trasferimenti da un corso all'altro, ma comunque chi ha fatto prima il primo livello e poi la magistrale è stato iscritto a corsi di laurea diversi, e io voglio ricordarmela questa cosa. Allora, dal punto di vista dell'applicazione, quanto è importante dare la visibilità su questo dettaglio? Poco, anzi, più l'applicazione è separata rispetto ai vincoli specifici, diciamo così, l'integrità referenziale del database, meglio è. Allora, io darò alla classe utente dei metodi set corso di laurea, ad esempio, per dire che questo utente è iscritto a questo corso di laurea, oppure nel caso in cui voglio mantenere lo storico, magari avrò un metodo add corso di laurea, cioè questo utente adesso ha questo nuovo corso di laurea in più. Ma sono metodi che io vedo sull'utente, mappati sull'utente, perché quella la concepisco come una proprietà dell'utente, non una proprietà della relazione, della tabellina che è relazione agli utenti con i corsi di laurea, ma perché quello è un modo concreto a livello di database di implementare la relazione. Dall'altra parte, magari sul corso di laurea posso avere un metodo dammi tutti gli iscritti a quel corso di laurea. Allora, il metodo dammi tutti gli iscritti a un corso di laurea, scusate, torno indietro un mezzo passo. Dal punto di vista dell'utente, il fatto di avere la relazione 1n o 1m cambia. 1n o nm, scusate, cambia. Cambia la rappresentazione, perché ho una chiave esterna oppure una tabellina che implementa la relazione. Ovviamente cambia anche l'applicazione, ma tutti i controller devono saperlo, se è possibile, se è lecito o no avere più di un corso di laurea. Tutte le viste devono saperlo per sapere se quel campo corso di laurea quando glielo chiedo me ne dà uno o se quando glielo chiedo me ne dà un array. Quindi c'è poco da nascondere, non è che si possa incapsulare più di tanto lato utente. Ma proviamo a pensare invece dal lato corso di laurea. Lato corso di laurea, quando io penso alla query dammi tutti gli iscritti a un certo corso di laurea, il significato della query, il modo con cui viene usata dall'applicazione web, può non dipendere dal fatto che, che una persona possa essere iscritta o no a più di un corso di laurea, perché dato il corso di laurea dammi tutti gli iscritti. La query è diversa, perché se una relazione 1 a n, come qui, la query dovrò andare a fare ragioni con la tabella degli utenti per vedere quali hanno come chiave esterna quella di questo corso di laurea qui. Quindi di fatto in realtà non serve neanche una join, basta semplicemente interrogare la tabella degli utenti vincolando il campo corso iscritto alla chiave primaria di questo corso di laurea.
Se invece la relazione fosse NM, devo fare una query diversa, che sarà poi la join della tabella degli utenti con la relazione, con la tabella di relazione. Ma questo è un dettaglio che posso non far vedere, perché tanto il tipo di dato che restituisco è comunque un elenco di utenti. Quindi qualcosa che nascondo dove? Nascondo nell'implementazione del corso di laurea. Questo per dire che è molto più comodo, più utile di solito, poi questo è indicato qua come suggerimenti, non come regola vincolante, ma normalmente è più comodo per l'applicazione, per chi sviluppa l'applicazione, pensare negli stessi termini di chi ha progettato il modello di entità relazioni, piuttosto che non nei termini di chi ha progettato il database concreto, le tabelle concrete. Perché il modello di entità relazioni di solito no, non viene stravolto, o viene arricchito, si aggiungono cose, sì, man mano che si va avanti si rilassano dei vincoli, quindi lo si fa più generale, perché saltano fuori nuove esigenze, e quindi lo si fa evolvere in questo modo. Le tabelle sottostanti possono anche modificarsi in modo significativo, soprattutto se a un certo punto dovessimo incontrare problemi di prestazione, problemi di velocità, allora lì tante volte bisogna fare diciamo così, delle manipolazioni anche abbastanza pesanti sugli indici del database, precalcolare i risultati di alcune query, eccetera, quindi le tabelle cominciano a complicarsi. Ma questa complessità non la deve vedere l'applicazione, l'applicazione deve accorgersi che a un certo punto una query che prima ci metteva troppo tempo adesso è molto più veloce. Perché qualcuno sotto ha agito sul database creando dei dati di supporto e ovviamente ha aggiornato i metodi che accedevano a questi dati. Quindi un po' la logica che ci daremo è cercare sempre di rimanere sui concetti di alto livello, avere una classe, un bin, che gestisce tutte le operazioni relative a quel concetto di alto livello, a quell'utente, a quel corso di laurea, a quel prodotto, a quell'ordine. Poi un ordine non è una tabella, un ordine come minimo sarà due tabelle, minimo due tabelle, perché c'è la tabella con gli ordini e la tabella con le righe dell'ordine, con gli item, però la possiamo vedere come un'unica entità di alto livello. E poi c'è quest'ultima frasetta, che riprendiamo tra un secondo, che dice, vabbè, ci sono i metodi di interrogazione che mantengono in memoria, in Java, i risultati finché il scope del bin non termina, finché il bin non muore. Allora, se io avessi un bin che fa un'interrogazione, immaginate il sito di un giornale, lastampa.it, tutti gli utenti che cliccano sull'home page di quel sito vedono la stessa informazione. Informazione che nel nostro modellino c'è il do controller della home page che crea un bin che chiede le notizie dell'home page, questo qua va a fare una query, memorizza in questi oggetti le notizie correnti con gli indirizzi delle immagini, tutte le varie menate che devono essere visualizzate, poi passa alla view che compone l'home page, ma contemporaneamente ho altri 50 utenti che stanno richiedendo la stessa pagina. E in quel caso non c'è personalizzazione, ma l'home page è la stessa per tutti o per gruppi, no? Chi è abbonato, chi non è abbonato. Allora c'è il rischio che queste query si ripetano sempre la stessa tante volte al secondo e ogni volta calcolo dei dati che scrivo qua, uso una volta per comporre la pagina e poi butto via e subito dopo li sto ricalcolando uguali a se stessi. Allora, potrebbero servire delle logiche un pochino più sofisticate, del tipo che io questi dati non li butto via quando questo bin muore, ma li butto via quando non sono più validi. E quando è che non sono più validi? Quando il database sottostante viene modificato. Allora, qui ovviamente stiamo già ragionando in termini di siti ad alta prestazione, normalmente per le cose semplici non servono. Ma come sempre qui noi impariamo a fare cose semplici e impariamo anche a ragionare a che cosa dovremmo cambiare se le cose fossero complesse. E a questo ad esempio servono degli approcci basati sul caching. Il
caching significa faccio un'operazione che può essere dispendiosa, come una query su un database, e il risultato, se penso, se prevedo che mi possa ancora servire a breve, lo tengo lì, non lo butto via. E quindi è un meccanismo per riusare lo stesso risultato quando mi servirà. Questo richiede in qualche modo che queste strutture dati, da un lato, siano più persistenti che non un bin di richiesta. Quindi dovrò avere una parte dell'applicazione che risiede sempre in memoria e che mantiene i risultati delle query più frequenti. E poi, ma questo è relativamente facile, no? Basta farlo, metto in scope di applicazione, sono lì per tutti. La parte più difficile è come fanno quella classe lì a sapere se qualcosa è cambiato nel database sottostante e quindi se deve essere rifatta la query oppure no. Allora, ho una politica cretina a tempo, ogni 5 secondi butto via i dati e quindi la prossima richiesta che mi arriva farà la query di nuova. E quindi, vabbè, in caso di un giornale può andare bene. No, 5 secondi, 10 secondi, però in ogni caso sono riuscito a passare da 10 query al secondo a una query in 5 secondi. Il database mi ringrazia. Soprattutto chi paga la fattura della macchina su cui gira il database, senza avere un effetto per l'utente, perché non è che la notizia, se ti arriva al primo, dopo 2 secondi, se ti arriva dopo 5 secondi la notizia nuova, ti cambia qualcosa, no? Forse una notizia di transazione di borsa invece magari qualche differenza la fa, no? Per i folli che si mettono a giocare con la finanza. Allora, come faccio a saperlo? I dati del database non è che cambiano per conto loro, cambiano perché qualcun altro li ha cambiati, perché qualcuno ha aggiunto una nuova notizia, perché qualcuno ha corretto lo strafalcione nella notizia precedente, perché qualcuno ha cancellato una notizia che era imbarazzante per il direttore del giornale, immaginiamoci quello che vogliamo. Allora, lo stesso oggetto che mi dà accesso ai dati, ecco qua torna l'idea, ma lo facciamo una classe, un Java Beam per ogni entità. L'entità potrebbe essere la notizia, o magari potrebbe esserci anche un'entità di più alto livello che è le notizie di prima pagina. Allora, ogni volta che voglio modificare una notizia, devo passare, la cosa più comoda è passare attraverso una, devo ovviamente passare attraverso una classe, attraverso un Beam. Ma la cosa più comoda è che lo stesso Beam attraverso cui passo per modificare le notizie sia lo stesso Beam attraverso cui passo per sapere quali sono. Quindi quel Beam lì è in grado di fare caching, sa che i dati non sono stati modificati, perché se qualcuno li deve modificare deve passare da lui. Il metodo di modifica c'è da lui. Allora non è possibile che i dati nel database siano stati modificati senza che lui lo sappia. Quindi è anche un metodo molto semplice per sapere, no? Se qualcosa è stato modificato oppure no. Allora, se qualcuno chiama la query aggiungi notizia, lui dovrà semplicemente dire ok, la cache delle notizie che avevo non è più valida. La prossima volta che qualcuno mi chiede l'elenco delle notizie, anziché dargli quelle che avevo già in memoria, farò una query per avere di nuovo quelle fresche. Cioè, noi stiamo accentrando in un unico punto tutte le operazioni relative a una certa entità, la notizia. E questo ci darà la possibilità anche di, diciamo, fare operazioni più sofisticate, nel senso che se quello lì è l'unico che può leggere o scrivere notizie, ad esempio il caching lo può fare in modo coerente. Può sapere, senza dover andare a guardare il database, può sapere se quella notizia lì è aggiornata o no. Perché non c'è modo di modificarla nel database se non passando da quella stessa classe. Quindi, ragioniamo non solamente in termini di riusabilità del codice, ma anche, diciamo così, di estendibilità delle funzioni. Ecco, questo è un piccolo embrione di ragionamento di un percorso molto più lungo, che vediamo se avrò tempo di raccontare di più avanti, di un approccio completo che prende il nome di ORM, no? Object Relational Mapping. Cioè, noi quello che stiamo facendo è quello di fare un mapping a oggetti di dati che sono memorizzati in un database relazionale. Lo stiamo facendo col buon senso, no? Nel senso che lo stiamo facendo cercando di trovare un compromesso ragionevole, dove queste classi le faccio grandi, le faccio piccole, quali metodi metto insieme, quali metodi separo. Però in realtà il ragionamento si può fare, negli anni, diciamo così, l'hanno sviluppato, fino ad arrivare a costruire dei framework interi che fanno solo quello.
che prendono un database più un po' di informazioni su quel database che vi dovete mettere lì a fare in XML, schiacciate un bottone e vi creano le classi di interfaccia col database. Con questa logica, una classe per ogni entità, tutti i metodi che servono in quell'entità, i metodi semplici li generano da soli perché le query per cancellare, modificare, eccetera, sono sempre le stesse, invece le query più avanzate ve le create voi. E se cambia il database sottostante, se avete aggiunto una tabella, se avete modificato il modo di codificare alcune informazioni, cambiate l'XML di configurazione, rischiacciate un bottone e vi ricreano delle query, delle classi completamente, non completamente, diverse, nuove, che hanno però la stessa interfaccia in modo invisibile per l'applicazione. E queste gestiscono tutti quei livelli di caching che abbiamo detto. Lo sanno fare. C'è un layer, un livello dedicato, quindi non è il nostro Bing che cerca di fare il suo meglio. È un livello dedicato dell'applicazione che disaccoppia il database, e da questo lato vediamo, ragioniamo in termini di algebra relazionale, dall'applicazione, e da quel lato ragioniamo ad oggetti. E lui fa il mapping. Fa il mapping convertendo alcune cose in tempo reale e altre a tempo di compilazione, cioè rigenera lui automaticamente le classi. Se qualcuno è curioso, il più famoso di questi framework nel mondo Java si chiama Hibernate, che è un nome anche tra l'altro molto carino perché va a gestire il congelamento, no? I dati sono ibernati su disco, tu lavori con le classi normalmente e sai che quando tu fai set username ti sembra di chiamare il metodo di una classe, di settare la variabile distanza di quella classe lì, in realtà quella classe a sua volta con le sue logiche aggiornerà il database, con la sua logica vuol dire che magari non lo fa subito, lo fa tra due secondi perché aspetta di avere un certo numero di aggiornamenti di fare tutti insieme, ad esempio, per ragioni di prestazioni. Quindi noi cominciamo così a annusare il problema, poi le soluzioni come sempre ci sono, e come sempre Hibernate, prendete, c'è il volume così, di istruzioni, sono i vari tomi che servono per completare i livelli dell'architettura. Ecco, l'ultimo disegno che voglio farvi vedere adesso è sulle collection, perché qui c'è scritto, quando io faccio una query, immaginate quella dell'elenco di tutti gli utenti iscritti a un certo corso di laurea, li memorizzerò all'interno di un elenco di oggetti. Voi siete familiari, scusate, in italiano non si dice così, vi sono familiari le collection del framework Java? Cioè, se faccio vedere questa figura, voi dite, sì, le conosco, so cosa sono. Sì o no? Spendiamo 5 minuti a ricordarci cosa sono. Allora, questa è una figura, presa da qua, se andate a questo indirizzo trovate tutto. Adesso le slide non sono ancora sul sito, ma ve le metto dopo. Delle classi della libreria standard Java che servono per gestire, loro chiamano le collection. Cioè le collection sono insiemi di oggetti. Voglio avere l'elenco di utenti. E quindi avrò, diciamolo male, un array con tutti gli utenti dentro, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Voglio avere tutti i corsi di laurea, voglio avere... No? E poi io voglio aggiungere, modificare, togliere, ricercare, navigare all'interno di questi elenchi. No? Allora, un elenco, un insieme di oggetti è per sua natura chiamato una collection, una raccolta. In realtà, quindi, queste raccolte ce ne sono diverse, di diversi tipi. Posso avere la lista, che è il concetto più semplice di raccolta, una dopo l'altra, tanti oggetti, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. A una lista posso aggiungere al fondo oppure aggiungere a metà. E qui parliamo di interfacce, nel senso che per ciascuno di questi tipi di dati, di questi quattro tipi di dato, set, lista, deck e map, ci sono definite certe operazioni che sono tipiche di quel tipo di dato lì e non degli altri. L'interfaccia set è invece una cosa diversa, quando parlate di un insieme che per sua natura è non ordinato e non permette duplicati, rispetto a una lista che invece è ordinata, un elenco, e volendo la stessa voce può comparire più volte.
a seconda del tipo di informazioni che volete memorizzare, queste informazioni per loro natura si prestano a una presentazione di un tipo oppure di un altro. Il DEC è una contrazione di double queue, di fatto, una coda a due entrate. Una coda è qualcosa da cui normalmente posso aggiungere da un capo ed estrarre dal capo opposto. E quindi gli oggetti vengono accodati e di fatto stanno in attesa. Ogni volta che inserisco un oggetto nuovo, questo si aggiunge alla lista d'attesa, e poi ogni volta che estraggo dall'altro lato, estraggo gli oggetti in ordine di inserimento. Quindi quando devo accodare molte operazioni, poi le faccio. Di fatto, quando ho un produttore di operazioni e un consumatore che è in grado di svolgerne a un ritmo magari più basso, quindi uso strutture dati di questo genere. Oppure c'è la struttura dati map, che mappa chiavi su valori. No, map, potete immaginare come una struttura a due colonne, dove nella prima colonna ci sono delle chiavi uniche, univoche, immaginiamoci per semplicità dei numeri o delle stringhe, e sulla colonna di destra ci sono oggetti che possono essere anche complessi. Quindi ogni oggetto è identificato non tanto dalla sua posizione nella tabella, ma dalla chiave che lo rappresenta. Per creare dizionari, no? Tabelle di lookup o cose di questo genere. Allora, sono tutti tipi di dati diversi che sono ciascuno rappresentato da una sua interfaccia. Poi, a seconda del tipo di prestazioni che vi servono, il tipo di operazioni, tutte queste interfacce diciamo così, implementano le stesse operazioni per definizione di interfaccia Java. Ma ci sono diverse implementazioni, che sono le colonne sulla destra, per cui ogni interfaccia ha più di un'implementazione disponibile, che sono basate su strutture dati sottostanti diverse. Adesso a voi e a noi non interessa in questo modo, in questo momento, entrare nei dettagli sulle strutture dati e sugli algoritmi, però ad esempio in questo caso sono strutture dati basate su una tabella di hash, o basate su un array, o basate su un albero binario, o basate su una lista di riferimenti collegati, o combinazioni di. Sono tutte tecniche che uno studente che faccia un corso di algoritmi le va a imparare, come si implementano le strutture dati. No? Per fortuna Java è fatto bene, per cui noi possiamo usare queste strutture dati senza dover imparare come è fatto un albero bilanciato. Ci vuole un mese solo per quello, e poi non vi dico i bachi a provare ad implementarlo. No? Quindi sono implementazioni diverse che hanno diversi trade-off prestazionali di fatto. No? Quindi alcune rappresentazioni, ad esempio, prendendo la lista, una delle strutture dati più semplici da usare è un array list. No? Un elenco di elementi che sono messi in un array, in una matrice, in un vettore. Allora, in una matrice è molto facile aggiungere un elemento, molto facile ricercare un elemento. Dammi il settimo, è facile, so dov'è. È un pochino più pesante andare a cancellare il quinto elemento, perché vuol dire che se cancello un elemento da un array devo prendere tutti quelli sotto e spostarli su di una posizione. Non che sia impossibile, questa implementazione dell'array list lo fa, ma sappiamo che è un'operazione costosa, tra virgolette pesante, così come cancellare il primo elemento. Cancello l'ultimo non è un problema, se cancello il primo devo spostare tutto. In una lista linkata invece gli elementi sono separati, ci sono dei collegamenti che vanno dal secondo dal terzo al quarto e così via. E quindi è facilissimo togliere il quinto elemento, basta far sì che il quarto, anziché puntare al quinto, punti al sesto, finito. Modifica un riferimento. Mentre invece se mi chiedono dammi il 128esimo elemento in una lista collegata, io devo partire dal primo, uno, due, dal primo passo al secondo al terzo al quarto, e devo passare tutti uno dopo l'altro, tutti i 127 precedenti, fino ad arrivare al 128esimo dicendo eccolo, è qui. Mentre invece in un array, punto, so già esattamente dove si trova il 128esimo. Quindi ci sono alcune operazioni, sempre di tipo lista, che con un array list sono immediate, e con un linked list invece richiedono più tempo, e altre operazioni che invece sono più immediate, più veloci, sono con una linked list e più lente con un array list. A seconda delle esigenze della nostra applicazione, se devo fare più modifiche, inserimenti, ricerche, eccetera, sarà più efficiente usare un'implementazione oppure l'altra, ma sono questioni di efficienza. Dal punto di vista della funzionalità sono equivalenti, fanno le stesse cose. E quindi questa è una scelta, se vogliamo, di basso livello che si fa. L'importante per noi è ragionare in termini di interfaccia,
Dopodiché, quando, purtroppo, quando poi creiamo una struttura dati, dobbiamo dire new, e questo new dobbiamo scrivere array list oppure linked list, non possiamo scrivere new list. List è solo un'interfaccia, non è una classe. Ma per ora lo facciamo a cuor leggero, poi sapendo che se poi ci sarà da ottimizzare, se ci accorgessimo che lì ci sono dei colli di bottiglia prestazionali, potremmo andare a farlo modificando, ad esempio, l'implementazione delle strutture dati. Quindi normalmente poi queste strutture dati sono quelle che sono utilizzate dentro, dentro i nostri Bing per andare a registrare le, i risultati delle query, proprio perché una query normalmente vi dà un risultato fatto da più righe, da più elementi. E appunto a seconda di come useremo, no, questi elementi dobbiamo chiederci a quale struttura, quasi mai un deck, no? Ma set, list e map invece sono scelte, no, possibili. Poi sappiamo che qui ci sono implementazioni, poi volete, se volete avete tutta la documentazione, ma è solo per rinfrescarci un po', no, la memoria su questi nomi. Nelle cose semplici useremo quasi sempre array list. Un ultimo avvertimento su questa slide, che l'implementazione semplice della maggior parte di queste strutture dati non è sincronizzata, non è thread safe. Cioè, se cercate di modificare una di queste strutture dati in parallelo da più thread, nel nostro caso vuol dire in parallelo da più pagine JSP che la possono richiamare, non è permesso, no? Perché internamente potrebbe incasinarsi l'implementazione. Quindi per il bin di richiesta non c'è problema, perché lo creo, lo uso e lo butto via. I bin a livello di sessione sono un pochino più critici, soprattutto se ci sono diverse pagine che cercano contemporaneamente di modificare i dati. Se devono solo leggerli non c'è problema, il problema è la modifica. Esistono delle versioni sincronizzate di tutte queste implementazioni, quindi dovete andare a cercare la documentazione, si chiamano ad esempio synchronized list, cose del genere, che invece possono essere usate in modo thread safe, nel senso che se ci sono due thread che cercano di aggiungere un elemento, ci pensa Java a far passare prima uno e poi l'altro o viceversa, e non farle partire insieme, che rischiano poi di sballare i riferimenti interni. Non sono fatte per default sincronizzate, perché la sincronizzazione costa in termini di prestazioni. Cioè, chiamare un metodo sincronizzato può essere da 10 a 50 volte più lento che chiamare lo stesso metodo non sincronizzato. Quindi la usi se serve, se no, no. Quindi bisogna solo fare attenzione nel caso in cui stiamo creando un bin che costruisca una struttura dati condivisa tra più thread, tra più pagine JSP, e per noi significherà bin di sessione o bin di applicazione. I bin di richiesta non hanno questo problema. Bin di sessione, ove sappiamo che ci siano più pagine che contemporaneamente possono modificare la struttura dati, allora dobbiamo fare attenzione. Da qualche parte bisogna mettere una sincronizzazione, un punto di sincronizzazione, per evitare poi bachi strani, che quando lo provi da solo non funziona, quando lo provano in tre persone diverse contemporaneamente non funziona più. Ok, questo era un po' l'introduzione che volevo farvi per passare alla realizzazione pratica di questa figura. Scusate. Allora, quello che possiamo provare a fare è ridisegnare, secondo questo schema, l'esercizio di ieri. Quindi facciamo, diamo dei nomi, due elenco per questa pagina e un view elenco di quei prodotti, la tabellina era molto semplice, nome e quantità, descrizione e quantità dei prodotti, minimale, dopodiché il tutto si basa su un bin che possiamo chiamare prodotto Bing, se volete mettere la parola Bing nel nome per ricordarvi che cos'è, sì, lo chiamerei prodotto data Bing, perché poi in realtà prodotto lo chiamerei la singola tabella qua sotto. Quindi proviamo a, fatemi provare a modificare al volo
questa slide, così mettiamo dei nomi con cui facciamo poi l'implementazione. Questo qui lo chiamiamo do elenco, questo qui. Poi, sì, il rosso non si legge, quindi vabbè, lasciamolo nero. Questa qui abbiamo detto che la chiamiamo viewElenco.jsp, ovviamente. Poi ci creiamo un bin di accesso ai dati, che è la classe prodotto data bin, e questa parola data bin mi ricorda che questo qua gestisce i dati che in realtà stanno sul database, e poi questi dati saranno chiaramente una raccolta di classi più semplici che sono il prodotto. Un singolo prodotto oppure un elenco di prodotti, adesso, però si basa su una classe che definisce che cos'è un prodotto. Poi abbiamo il nostro dbConnect che abbiamo già, che conosciamo già. Ok? Allora, responsabilità di, queste classi quali sono? La classe prodotto deve memorizzare le informazioni su un prodotto, essere in grado di fornire quei metodi di controllo, validazione, modifica propri del prodotto, indipendentemente da dove sia memorizzato, in database o nel database. La classe prodotto databin deve essere in grado di interagire col database per aggiungere, modificare, interrogare prodotti o elenchi di prodotti. Quindi tutte le operazioni che ad alto livello vanno fatte sui prodotti passano dalla prodotto database, la quale per, quando fa le query il risultato lo metterà ovviamente dentro oggetti di tipo prodotto. Quando invece aggiunge un nuovo elemento probabilmente gli si passerà come parametro un oggetto di tipo prodotto dicendo adesso aggiungimi questo che è un oggetto Java al database, e ci penserà questa classe prodotto database a prendere l'oggetto Java, estrarne i campi, i componenti e comporre la query sulla base dei valori dei campi. Quindi partiamo, magari implementarlo, facciamo, potrebbe essere un buon momento questo, anche perché è l'ora, ma anche così anche l'argomento per fare una pausa. Cominciate a pensarci, io proverei a implementarlo partendo dal basso, mi trovo è più semplice costruire. Una volta, come ragionamento per costruire l'applicazione, io mi trovo bene a fare un ragionamento top down, dalle pagine alle funzionalità e dalle funzionalità ai bin che mi servono, dai bin che mi servono alle query nel database. Ragiono dall'alto verso il basso. Ma poi per implementare conviene partire dal basso verso l'alto, ma perché comincio a costruirmi gli oggetti, magari in forma minimale, in forma semplificata, sapendo che poi dovrò aggiungere dei metodi in più o implementarli meglio, ma poi costruisco sopra, no? Perché a questo punto quando vado poi a costruire JSP so già esattamente quali metodi sono stati implementati sotto. In realtà potremmo fare il passo in più, anzi dovremmo fare il passo in più di definire questo prodotto database quali metodi offre. In questo caso ne offrirà due. Un metodo per fare, possiamo chiamarlo query elenco prodotti, e un altro metodo possiamo chiamare get elenco prodotti. Il metodo di query è quello che fa la query vera e propria, e il get elenco è quello che mi restituisce il risultato. Uno verrà chiamato dal controller, l'altro verrà chiamato dalla vista. Ah, questo è, in modo semplificato, la mappa, no? Il progetto che dopo l'intervallo andiamo a implementare.
cominciate a pensare, se avete tempo morto, alle signature di questi metodi, cosa ricevono come parametri, cosa restituiscono come valori, eccetera. Va bene, facciamo quarto d'ora di pausa.